giornata, quindi siamo tutto giusti. Saremo puntuali. Vi ringrazio innanzitutto per aver accettato di venire a trovarci questa sera. Lo scopo dell'incontro è quello di presentare il pacchetto sicurezza, cioè le proposte che Forza Italia e Treviglio Libera hanno elaborato in vista dell'appuntamento del 2016. Prima di iniziare però devo rivolgere alcuni particolari e specifici ringraziamenti. Innanzitutto al coordinatore di Forza Italia, Lorenzo Scaravaggi, che in particolare con l'iniziativa dei VOT ha fortemente caratterizzato l'attività di Forza Italia sotto il profilo della proposta e anche dell'azione concreta. Un particolare ringraziamento va al gruppo di lavoro di Forza Italia che è stato istituito in relazione al tema della sicurezza. Vi lavorano il vice coordinatore di Forza Italia per Livorno, Chiara Viglietti, il tesoriere di Forza Italia, Giovanni Mirella, Dave Carlessi, che è coordinatore di Forza Italia a Spirano, Cristina Baglioni, che pure che ci ha dato assieme a Ivan Tassi, che è qui presente, una grande mano. Un ringraziamento poi a Paolo Melli, che è stato con me fino alla prematura caduta di questa amministrazione, consigliere comunale. Abbiamo scelto di iniziare a parlare di sicurezza presentando il programma elettorale di Forza Italia Treviglio Libera proprio per manifestare la particolare attenzione che il partito e la lista civica hanno nei confronti della questione della sicurezza. Questione che secondo noi è stata particolarmente poco attenzionata, come si dice con un termine burocratico terribile, o che potremmo dire è stata un po' la cenerentola di questa amministrazione che si è conclusa, perché gli investimenti non sono stati fatti, i soldi non sono stati spesi, per la sicurezza di denaro ne è stato messo a disposizione, a nostro giudizio, poco. Il nostro pacchetto sicurezza, il nostro progetto si articola in tre direzioni: investire, partecipare ed educare. Investire perché le risorse vanno impiegate nel comparto della sicurezza e, come chi dopo di me illustrerà brevemente, queste nostre 15 iniziative, 15 proposte, potrà dire vi sono il completamento della videosorveglianza, la sistemazione dei parchi, l'illuminazione. E investire però significa anche agire e, se serve, anche intervenire supplendo le mancanze degli altri. Voglio fare una considerazione ed è una delle tre idee che desidero oggi lasciare in modo che siano chiare. La prima idea è quella dell'azione. Noi non vogliamo aspettare più. Se il blocco del turnover impedisce l'assunzione della polizia locale, se dalla provincia non arrivano l'elenco del personale trasferibile agli enti locali, non possiamo stare ad aspettare. L'amministrazione comunale deve intervenire, supplendo anche ai problemi che vengono da Roma in termini di accrescimento del personale, quindi della dotazione della polizia locale. Significa che se devo garantire un senso di sicurezza percepito ai nostri cittadini quando la sera vanno a casa uscendo dalla stazione o si recano nel parcheggio nell'area limitrofe alla stazione centrale, alla stazione ovest, l'amministrazione deve mettere lì i vigilanti. L'assessore Sorda, l'assessore regionale infrastrutture, che ha posto i vigilanti sui convogli ferroviari che transitano nelle stazioni di rischio, ha fatto bene, ha investito i soldi dei lombardi, ma ha garantito un servizio. A Treviglio dobbiamo fare la stessa cosa. Non possiamo aspettare che un giorno, forse da Roma, consentano di fare una revisione della pianta organica assumendo altro personale. Interveniamo noi, utilizziamo i vigilanti, presidiamo la stazione, presidiamo il sottopasso. L'altro concetto che segue subito dopo quello di agire e di supplire è quello della sicurezza partecipata. L'iniziativa del nostro coordinatore, poi di tutta Forza Italia, di introdurre a Treviglio l'esperimento, l'esperienza dei VOT, sta proprio in questo. La sicurezza non è data soltanto dalla massiccia presenza di forze dell'ordine, che per ovvi motivi non possono presidiare tutti i marciapiedi della città. La sicurezza è data dalla presenza dei cittadini che vivono una città bella e dall'attenzione che gli stessi fanno a tutelare ciò che è loro e di cui sentono essere parte.
di volta vanno proprio in questa direzione, ma anche i gruppi di vicinato che tramite WhatsApp si coordinano e segnalano le cose che non vanno. Ecco, noi dobbiamo incentivare l'iniziativa della gente, dobbiamo fare in modo che la sicurezza venga soprattutto l'azione dei cittadini e quindi che la sicurezza sia partecipata. In questo poi sicuramente chi dopo di me interverrà ricorderà l'insegnamento di una nota antropologa americana, la Jacobs, che nei nostri studi, perché non è da due giorni che lavoriamo sulla sicurezza, che in questi studi ha chiaramente detto qual è quali sono le necessità per garantire una città sicura, che non è la prima cosa la polizia, sia locale, sia le forze dell'ordine. La prima sicurezza viene dalla presenza dei cittadini che vivono una città che gli piace e che sentono loro. Ed è per questo che arriviamo poi al terzo concetto che volevo lasciare oggi, che è quello di costruire una città che sia sicura. Ma questo significa costruire una città che sia urbanisticamente adeguata a garantire la sicurezza. Una città che non sia trascurata, una città che abbia decoro, una città che sia pulita. Una città in cui il senso di appartenenza porti tutti i cittadini a proteggerla, a segnalare le cose che non vanno, a non lasciare che il brutto, il degrado, la pervada, la inquini, la rovini. Questi sono i tre concetti. Ora, recentemente però, sotto il profilo delle modalità di costruzione nella città, e non dimentichiamo che il Comitato Europeo di Informazione nel 2007 ha approvato delle linee guida su come deve essere costruita una città sicura. Su queste linee guida, per esempio, si dice sull'arredo, il decoro, la pulizia, si dice anche che gli spazi urbani debbono essere completati in coerenza con la città, non debbono essere create occasioni di pericolo, la città che deve essere costruita a misura d'uomo, i servizi devono essere integrati perché la città deve essere viva e quindi funzionale a tutte le ore. Noi abbiamo due esempi recenti, che sono Piazza Setti e il Foro Eduardo, che io ho la sensazione non vadano in questa direzione. Piazza Setti, dove viene costruito un parcheggio sotterraneo che forse non era la soluzione più idonea per la città. Foro Boario, dove vengono collocati 7 centri commerciali, 4 medie strutture, 3 negozi di vicinato, costruendo un parco commerciale slegato dalla città con un parcheggio che ne rimarrà vuoto da notte. Ecco, questa non è buona amministrazione, questo non è un modo di costruire una città sicura, questo non va in linea con le chiare e universalmente riconosciute linee guida per la costruzione di una città sicura. Ecco, espressi questi tre concetti, che forse tengo più a evidenziare piuttosto dei 15 punti che abbiamo dettagliato come interventi fra i grandi e i piccini, vi ringrazio nuovamente e lascio la parola agli amici che hanno lavorato al nostro pacchetto sicurezza. Chi vuole iniziare? Inizio io. Chiaro. La sicurezza è sicuramente anche lotta contro l'inciviltà, l'incuria e il degrado urbano. Sicuramente sicurezza è uno dei bisogni primari di ogni cittadino ed è propedeutico a tutti gli altri. Quando parliamo di insicurezza e percezione della sicurezza, il degrado urbano assume un ruolo principale. L'inciviltà e l'incuria sono visibilmente immediate e rappresentano un segnale di indebolimento della capacità di cura di un quartiere, denotano abbandono e mancanza di attenzione verso gli spazi che ne sono teatro e verso chi lo vive e lo attraversa. Una mancata attenzione da parte di chi amministra allontana il cittadino, eleva la soglia di indifferenza e facilita i comportamenti devianti, tra i quali anche quelli criminali. Sentirsi insicuri è un fatto che in quanto tale produce conseguenze non di poco conto. Influisce sugli stati d'animo, modifica le relazioni e la fruizione degli spazi pubblici, aumenta i costi individuali e influenza le scelte politiche. La sicurezza è un bene pubblico e come tale va affrontato. La sicurezza è anche un diritto e come tale qualcosa in cui una comunità deve farsi carico. Sicurezza non è solo assenza di fatti criminosi, sicurezza è anche un buon luogo dove vivere. Una città sicura non solo ti difende, una città sicura è curata e appartiene a tutti. Crede nei suoi cittadini, promuove diritti e responsabilità, promuove cultura, garantisce pari opportunità, pensa al futuro e promuove sviluppo. Non esistono scorciatoie. Di altre opere poi è anche inutile parlare. Sicurezza è anche un dato culturale.
una città fatta di persone che si conoscono e che fanno comunità è automaticamente più sicura di periferie dormitorio dove le persone gravitano altrove. Una città multicentrica senza periferie è uno spazio, altrimenti ci troveremo di fronte a quello che vediamo ora. Un centro vivo per poche ore e per le occasioni circondato da un anello dormitorio. È per questo che ci siamo opposti a Foro Boario o a Piazza Sette. Il primo avrebbe potuto rappresentare un nucleo di aggregazione e invece diventerà un buco nero sociale destinato a vedere il vuoto intorno a sé quando chiude. La seconda è una spesa enorme, inutile all'atto pratico, che divorerà per troppi anni denaro senza che il tessuto urbano del centro e della periferia ne possa avere un vantaggio, per lasciare alla fine l'ennesimo luogo deserto e poco sicuro. Cultura della sicurezza è senso della comunità. Pensare che noi, e non tanti io, formiamo Treviglio. Ora lascio la parola a Minella. Collegandomi a quanto precedentemente detto da Pignatelli, cito appunto la teoria di Jane Jacobs, antropologa statunitense, che dice: l'ordine pubblico nelle città non è mantenuto principalmente dalla polizia, ma da una complessa e quasi inconscia rete di controlli spontanei e di norme accettate e fatte osservare dagli abitanti stessi. Dunque possiamo dire che c'è correlazione tra sicurezza e attività commerciale. Abbiamo così ideato in questo gruppo un piano di marketing urbano da sviluppare, soprattutto nella periferia. È un progetto basato nella promozione, riqualificazione e valorizzazione delle attività economiche della periferia, coniugando interessi di natura economica con quelli di carattere sociale, obbligando i soggetti pubblici a collaborare con i soggetti privati. Pertanto proporremo un regolamento specifico per l'insediamento, le agevolazioni, gli incentivi delle attività economiche attraverso un pacchetto di sgravi fiscali, che può essere TARES, TOSA, imposte sulla pubblicità, da concedere ai cittadini che intendono aprire una nuova attività in periferia e a quanti vi opereranno con continuità. Proporremo inoltre la creazione di una governance dell'area che coinvolga amministrazione comunale e il distretto del commercio per la valorizzazione, appunto. Proporremo inoltre la programmazione e il coordinamento di eventi sul territorio in modo sinergico da garantire maggiore efficienza e valorizzazione delle iniziative di animazione della città. Inoltre vorremmo realizzare un sistema di monitoraggio e diffusione di questi risultati, appunto creando un osservatorio, per consentire una verifica del modello adottato e delle azioni intraprese. Detto ciò, è da condividere pertanto che una città viva è una città più sicura. Grazie. Grazie Giovanni. Allora, io invece per quanto riguarda la sicurezza volevo parlare di quelli che sono gli aspetti un po' più pratici, che sono i sistemi di controllo e di deterrenza nei confronti dell'attività criminale a Treviglio, che sono i sistemi di illuminazione e di videosorveglianza nella città di Treviglio. Quello che avevamo in mente era di non solo aumentare la rete sia di illuminazione e videosorveglianza per quanto riguarda il centro storico, ma anche per tutto il resto della città. Infatti durante il passato sicuramente è stato guardato più quello che guarda il centro storico di questa città, mentre noi vogliamo guardare a Treviglio con tutta la sua interezza, quindi anche le zone più esterne come possono essere i quartieri, la periferia, i parchi, dove vogliamo estendere la rete di illuminazione e videosorveglianza. Lo faremo in un modo grazie alle tecnologie che ci sono disponibili oggigiorno, cioè che sono sia ecocompatibili che anche permettono di risparmiare per quanto riguarda sul discorso del consumo energetico, cercheremo di farlo, lo faremo sicuramente con l'intenzione di non aumentare sicuramente quello che le tasse sui cittadini, perché ovviamente ampliare la rete vuol dire spendere dei soldi, ma lo vogliamo fare senza aumentare le imposte al cittadino. Quindi il discorso è semplicemente aumentare quello che è la videosorveglianza, l'illuminazione, senza aumentare quelli che sono i costi.
vogliamo fare delle nuove aree nella nostra città, vogliamo, come dicevamo precedentemente gli altri, creare dei nuovi edifici, delle nuove zone. Lo facciamo però pensando anche al tema della sicurezza, quindi includendo ovviamente anche l'illuminazione e la videosorveglianza, che per aree che sono state edificate nell'ultimo periodo questa cosa non è stata assolutamente fatta. Quindi vi ringrazio e procedo. Sono stretto legame tra sicurezza e legalità. Il cittadino si sente sicuro quando tutti rispettano le regole. A partire dall'educazione scolastica andrebbe approfondito il tema della legalità. L'educazione alla legalità offre agli studenti un'opportunità di cambiamento attraverso la conoscenza del territorio in cui vivono, i quali saranno i promotori della diffusione di legalità e coscienza civile. Educare alla legalità vuol dire in primo luogo praticarla. Le regole non devono essere presentate come puri comportamenti obbligatori, ma devono essere vissute con consapevolezza e partecipazione. Inoltre è necessario creare il senso di appartenenza alla comunità, poiché ciò induce il soggetto a trattare bene il luogo dove vive e a proteggerlo. Forza Italia ha esaminato le iniziative proposte dai diversi comuni dell'Italia, e, per esempio come nel comune della Liguria si impegna ad una cultura alla legalità, intesa come rispetto dei principi fondamentali della convivenza civile e dell'acquisizione del concetto di persona come soggetto di diritti e di doveri. Pertanto Forza Italia non solo si vuole impegnare la buona riuscita del tema sull'educazione alla legalità e la sicurezza del cittadino, ma si assume l'incarico di sviluppare le strategie di intervento alla sicurezza, come per esempio il rafforzamento della vigilanza. L'educazione alla legalità comporta anche la sensibilizzazione a determinate tematiche legate alla prevenzione della violenza di genere, come già proposto per esempio nei diversi comuni come quello della Spezia e nella provincia di Torino, e all'abuso di dipendenze di sostanze stupefacenti come nel comune di Bologna e Brescia. Vogliamo proporre iniziative in partnership con le scuole per progetti sulla legalità, con borsi di studio, coinvolgendo gli studenti in percorsi di lunga durata e non solo episodici. Grazie. A me è piaciuto tantissimo un esempio di come hanno sviluppato questo problema nella città di Noto in Sicilia. Vale a dire, hanno sì implementato tutto il sistema di videosorveglianza, ma non si sono limitati ad avere una centrale operativa dove il dominio di turno controlla il tutto, ma hanno reso proprio partecipi i cittadini mettendo degli megaschermi, dei grossi schermi, dove vengono visualizzati in una bassissima definizione in modo tale da garantire il discorso della privacy a chi circola per la città, però nello stesso tempo il cittadino vede su questi schermi cosa succede nella città, vale a dire se viene identificato un'azione che può essere sia di violenza, ma anche piccole cose come può essere, che ne so, parlando anche dei cani, cioè se hai questo cittadino che viola il fatto di dover raccogliere delle deiezioni e quant'altro, tu lo vedi, vedi questa sagoma e puoi farlo presente, quindi si va anche a sanzionare quello che succede, perché anche questo è un modo di avere comunque la città più pulita, in un certo senso, ma anche più sicura, perché sicurezza vuol dire anche il rispetto di tutti. Questo tipo di impianto potrebbe essere, come è già stato detto anche prima, collocato in varie parti della città, non solo per il centro, perché non è che succeda solo per il centro, però potrebbe essere in qualsiasi piazza, che sono nella zona nord, in piazza Paolo VI potrebbe essere istituito, come alla Zia Romina, in qualsiasi punto dove abbiamo anche quei cartelli, cioè quei pannelli di informativi che abbiamo tra i
della sicurezza altrui e della propria sicurezza. E questo può essere fatto senza grossi dispendi di energie e neanche grossi dispendi dal punto di vista economico. Grazie Paolo. Allora, ciao a tutti, buon anno innanzitutto. Sono ancora finite le vacanze, diciamo, scolastiche. Abbiamo iniziato sicuramente alla grande trattando un primo argomento che è quello della sicurezza. Il 29 dicembre eravamo riuniti a Romano, avevamo circa un centinaio di persone, dove oltre al sottoscritto e gli aderenti Forza Italia e la leadership del partito, abbiamo sicuramente trattato anche l'argomento sicurezza in vasta scala, che è quello della bassa bergamasca, ma anche della provincia. Cioè l'Italia ormai è in una situazione dove la microcriminalità non viene sicuramente condannata e non c'è la certezza della pena. Treviglio è in una situazione dove ovviamente ci sono 5 furti al giorno dichiarati, perciò la consistenza anche economica di sicurezza nel rispetto del cittadino sicuramente viene abbastanza preclusa. Se calcoliamo che su ogni furto d'appartamento è una media di circa 5.000 euro per cittadino, cioè per appartamento derubato, fate voi un attimo il calcolo su quelli dichiarati. E abbiamo iniziato, dicevo, con questo primo argomento. Lo porteremo a fine gennaio, come ci siamo concordati, di fare una conferenza allargata alla cittadinanza proprio per trattare e sensibilizzare il problema. Siamo partiti con i bot e continua ad essere attivo questo gruppo, persone, bot volontari, osservatori del territorio, e da non confondere con volontari armati. L'unica arma che abbiamo è l'arma della buona volontà, di una pettorina arancione per identificarci e un cellulare per avvertire e avvisare le forze dell'ordine. L'esempio è stato preso da Torre Boldone e in contatto con Claudio Sessa, Rino Tomaselli e Bonaiti. Una mano ce l'ha dato Paolo Parisi, ce la sta dando, che è un ex ispettore della polizia e di conseguenza un esperto, e ci ha accompagnato in più sedute, in più uscite. Perciò il prossimo, questo è il tavolo ormai di lavoro, è avviato, ci sono diversi gruppi che si sono operati nei vari settori, uno tra questi è quello della sicurezza, seguirà quello sul piano governo del territorio, sulla sanità, sul sociale, sullo sport, sul verde, e ci sono diversi tavoli dove successivamente poi porteremo a conoscenza la nostra ideologia e il nostro poi lavoro per il nostro candidato sindaco, che è Gianluca Pignatelli. Di conseguenza poi porteremo a conoscenza il nostro mandato elettorale, il nostro programma elettorale. Stasera usciremo con, siamo già in giro con i voti, continuiamo, ripeto, e si cerca di tamponare, ecco, una critica va fatto a questo Stato, che in questo momento chi, commercianti, industriali, cittadini, commercianti industriali si pagano oltre alla tassazione, cioè la cittadinanza in genere, oltre alla tassazione normale sulla sicurezza, se la ripaga con la polnotte, soprattutto commercianti e artigiani industriali, dove hanno la sicurezza all'interno oppure viene pagata all'esterno. Però lo Stato sicuramente non garantisce questo tipo di microcriminalità e nella certezza della pena. Si è creato questo gruppo di volontari proprio per fare da deterrente sul territorio, e spero che si possa allargare anche a livello bergamasco, a livello di bassa bergamasca. Dicevi bene tu, Gianluca, Alessandro ha messo in opera questo servizio di sorveglianza nelle stazioni sui treni, ma comunque è un servizio aggiuntivo, è una tassazione aggiuntiva che lo Stato non ci garantisce. Cioè siamo ancora noi lombardi che dobbiamo
andare a spendere e a tassarci per garantirci un minimo di sicurezza. Grazie per aver partecipato. Grazie. E ci vediamo quando prossimo.